ragazze, oggi nuova review della nuova cipria minerale di Neve Cosmetics Surreale. È esattamente questa qui. Iniziamo un attimo dalle caratteristiche tecniche. È una cipria minerale dal finish opaco ma naturale delicato, così è descritta. Costa 12,90€ e dentro ne sono presenti 4 grammi e dura 12 mesi dall'apertura. Si può acquistare sul sito Neve Cosmetics, che per chi non lo sapesse è un sito che vende prodotti interamente naturali, quindi 100% bio, vegan, vegetariani e così via. Conosco questa marca da tantissimi anni, soprattutto le più veterane sapranno che è una delle prime marche che ho acquistato, forse da quando ho iniziato a truccarmi seriamente. Infatti uno dei miei video di 10.000 anni fa, quando avevo 16 anni ed ero ancora bionda, non andate a guardare, erano proprio sui miei ordini Neve Cosmetics. Adesso vabbè, sto facendo una collaborazione, quindi me li mandano gratuitamente, ma vi assicuro che per anni me li sono comprati perché comunque mi piacevano. Ma tornando alla cipria, vi faccio vedere subito com'è. Come vedete, per chi conoscesse già Neve Cosmetics, la cipria è comunque un dispenser nuovo, quindi c'è questo meccanismo che permette l'apertura e la chiusura dei forellini, onde evitare la dispersione e la perdita, diciamo, inutilmente di cipria, cosa che mi era successo, comunque mi successe negli anni quando ancora non c'era questa sorta di dispenser. Quindi è molto molto utile e anche abbastanza carino il contenitore e pratico. Io infatti applico un po' di cipria qua dentro e poi con un pennellone la metto su tutto il viso. Parlando del prodotto, è una cipria di quelle tipo effetto HD, quindi alta definizione, e devo dire è diventata questa la mia cipria preferita, ve lo anticipo subito. Io amo le ciprie effetto HD, anche se nel corso degli anni ho riscontrato vari problemi. Per esempio, Neve Cosmetics, la prima cipria HD, che è anche una delle mie preferite, anche se in alcuni casi no, era la Hollywood, che era tutta fatta da silica, interamente fatta da silica. E cosa aveva, e cosa anche questa di particolare, che va a minimizzare proprio i difetti della pelle, i pori, rende la pelle liscia, ce ne vuole pochissima. E la bellezza, diciamo, il punto forte di questo tipo di cipria è proprio che minimizza un po' i difetti, i pori dilatati. È molto sottile, molto leggera, quindi spesso, non so se vi è capitato di usare delle ciprie magari dal finish un pochino più spesso, che fanno un effetto un po' innaturale. Sì, magari sono coprenti, coprono i brufoli e tutto, però se vi vedete allo specchio, magari soprattutto se siete in giro sotto la luce naturale, si vede che sopra vede qualcosa. Invece queste qui sono proprio trasparenti, per questo io le adoro. Solo che il problema della Hollywood è che tendeva a seccarmi la pelle, quindi c'era questo problemino che non mi piaceva. Poi, sempre la Neve Cosmetics ha fatto una seconda cipria, che è la Cans, penso si chiami così, che aveva il pregio, diciamo, di essere più sottile, quindi secondo me volevano andare un po' a tamponare il problema della Hollywood, che secondo me seccava troppo, ma in realtà non è molto stato, cioè da una parte hanno tamponato quel problema, ma dall'altra tendeva dopo un paio di ore a lucidarmi la pelle. E ho notato che anche altre ragazze, perché ho letto e sentito anche altre recensioni, la pensavano così. Quindi non mi faceva poi così tanto impazzire. Invece devo dire che con questa, che ha dentro anche la mica, oltre che la silica, si è raggiunta, penso, la perfezione, perché veramente l'adoro. Mi trovo benissimo. Se ne mette pochissimo, come vi ho già detto, con un pennellone si applica su tutto il viso, ce ne vuole pochissima. E devo dire che mi opacizza la pelle, ma non me la secca. Comunque l'incarnato rimane naturale, i pori secondo me sono minimizzati, rimane fresco, luminoso, ma allo stesso tempo non mi va a ingrassare, diciamo, la pelle dopo un paio di ore. E in questo periodo io lo vedo particolarmente perché ho la pelle che sta tendendo purtroppo a ingrassare. Infatti se notate un paio di brufoletti sparsi, a parte questo, vabbè lasciamo stare la storia, sparsi qui e lì. E quindi devo dire che per me è promossa veramente al 100%, la uso tutti i giorni e penso che sia una delle ciprie migliori che io abbia, mi sa che è proprio la migliore, perché ne ho anche altre in polvere, ma questa mi piace veramente moltissimo. Come vedete, come saprete già, è bianca, però sulla pelle rimane completamente trasparente, quindi non c'è neanche il problema di andare a cercare una cipria del proprio colore della pelle,
perché è veramente molto versatile e per me è promossa al 100% perché è veramente molto buona, quindi vi consiglio di provarla. Non so se fanno anche la versione più piccolina, quindi magari andate a guardare sul sito Neve Cosmetics, perché se la fanno, magari vi consiglio, se dovete fare un ordine, prendetela che è veramente buona, quindi magari per provarla. Poi ovviamente da pelle a pelle cambiano le cose, comunque io mi sto trovando veramente bene. E niente, spero che questa mini recensione vi sia stata utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao!